Perché un'offerta formativa sui temi del governo aperto? Beh, innanzitutto perché sviluppare le competenze del personale pubblico è fondamentale. Non a caso il tema è al centro del PNRR e il 2023 è l'anno europeo delle competenze. La formazione sul governo aperto, però, acquisisce una specifica valenza perché costituisce un fattore abilitante di tutte le politiche di riforma e di innovazione. I temi dell'accountability, della trasparenza, dell'anticorruzione e dell'inclusione sociale, infatti, sono l'ingrediente fondamentale di ogni politica pubblica. Qual è l'offerta formativa proposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica sui temi del governo aperto? L'offerta formativa immaginata dal Dipartimento della Funzione Pubblica sui temi del governo aperto è universale, rivolta a tutti. L'obiettivo, infatti, è quello di costruire innanzitutto un dizionario comune, una diffusa sensibilità e conoscenza dei temi del governo aperto. Lo strumento privilegiato in questo senso è quello dei MOOC, pillole online fruibili facilmente e compatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa quotidiana. Arricchiremo progressivamente questa offerta con altri materiali e corsi in presenza da remoto anche da parte di altri soggetti istituzionali quali la Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Le competenze sul governo aperto si sviluppano però anche sul campo. Da questo punto di vista sono fondamentali i progetti pilota di Open Government che stiamo realizzando con tante amministrazioni. Dove si possono trovare informazioni sui corsi online in partenza e come ci si può iscrivere? Le informazioni su corsi e date sono reperibili sul nostro portale OpenGov, che è il portale del governo aperto della nostra pubblica amministrazione. Sullo stesso portale troverete le informazioni operative su come registrarvi attraverso la pagina eventi PA del Formez. Ad ogni modo, vorremmo caricare presto tutti i contenuti formativi anche sulla nuova piattaforma Syllabus Nuove competenze per le amministrazioni pubbliche. I corsi MOOC sul governo aperto infatti rappresenteranno una prima componente fondamentale del percorso sulla transizione amministrativa a supporto di tutte le amministrazioni centrali e locali.